Buongiorno, buonasera a tutti voi del canale YouTube, a voi della community di Telegram. Questa sera dalla mia postazione vicino alla stufa perché fuori sta nevicando e insomma, sono qui al calduccio. Vi parlo di Plutone in acquario. Mi prendo quindi un po' di tempo, un po' di rilassatezza per parlarvi di questo fortissimo transito che sta già muovendo delle energie che ci coinvolgerà per i prossimi 20 anni circa. Arriveremo al 2044, quindi capite bene che insomma è un transito che ha un bel po' di aspetti da raccontare, soprattutto Plutone in acquario ha già mostrato in altri momenti della storia quanto ha cambiato gli aspetti planetari, quello che è successo proprio collettivamente. Quindi oggi vorrei parlarvene in modo un po' più lento, un po' più approfondito, entrare un pochino di più su questo tema e cercare di capire insieme che cosa comporterà questo transito, questo lungo transito che durerà appunto circa 20 anni e che non sappiamo oggi che tipo di sconvolgimenti planetari a livello collettivo porterà, però potremmo fare delle considerazioni, anzi le faremo insieme sicuramente, le farò, cioè, ho guardato insomma quelli che sono i transiti generali, quindi ho cercato di comprendere cosa potremmo vedere. Allora, partiamo intanto da parlare sia prima di Plutone e poi dell'acquario. Partiamo da questi due aspetti e poi pian pianino ci avviciniamo a quello che è il transito. Poi parliamo un po' di questo transito quando lo abbiamo visto nella storia e entreremo negli aspetti un po' più di geopolitica anche attuali, quindi immaginando, perché comunque l'astrologia ci dà delle indicazioni di energia, ma poi come si svolgeranno veramente gli eventi lo scopriremo solo vivendo, come si dice. Ok, allora partiamo intanto parlando del pianeta Plutone. Astronomicamente parlando, non viene forse addirittura non è neanche più considerato un pianeta, è piccolissimo ed è estremamente lontano. Dei pianeti classici è quello più lontano, quindi è estremamente lontano dalla luce, dal Sole. Sole che è il centro del nostro sistema che si chiama appunto solare. E appunto, tra l'altro, quando è che è stato compreso questo che il Sole è il centro del sistema solare e che anche la Terra gira intorno al Sole? Intorno al 1500, non ricordo la data esatta, però attraverso le scoperte di Copernico, che rovesciò le idee che si avevano dell'astronomia, spiegando che era la Terra che girava intorno al Sole e questo ha comportato grandi cambiamenti dal punto di vista della coscienza collettiva e anche religiosi. Quindi vedete che come questo transito in realtà, e c'era Plutone in acquario quando Copernico espresse questa sua teoria che stava già studiando, ma che poi è emersa solo durante il transito. Che dire di Plutone? Plutone, già appunto da questa sua lontananza dal Sole, ci racconta qualcosa di importante, cioè che è un aspetto molto lontano dalla coscienza. È quell'aspetto di noi che è più lontano dalla nostra logica. E infatti il pianeta Plutone è uno dei più complessi da comprendere astrologicamente parlando, ma anche dei più complessi poi da vivere, cioè da integrare.
perché è un aspetto che parla chiaramente del nostro inconscio. Plutone corrisponde a quella che nella mitologia è il dio Ade, che è il dio degli inferi. E gli inferi, negli inferi finisce tutto ciò che non è stato compreso, trasformato. La cosiddetta dannazione non è nient'altro che la necessità di ripetere finché non si è capita la lezione, un aspetto della nostra coscienza. Quindi se un avvenimento ci ha traumatizzato perché non siamo riusciti a rispondere in modo adulto, in modo consapevole, questo aspetto ci verrà riproposto in tutte le salse. Quindi se abbiamo una paura, questa paura ci verrà manifestata con una situazione, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, fino a che non troviamo quella modalità che ci permette di uscire da questa dinamica. Può durare quanto? Ma anche tutta la vita, ma anche più vite. Infatti Plutone è un pianeta lento, abbiamo un ciclo di 20 anni, cioè capite bene che non è così facile, così semplice affrontare questo tema. Tra l'altro, nel nostro tema natale sono quegli aspetti che non sono come la luna che si ripresenta nella stessa posizione in maniera continua, no? Sono quegli aspetti che potremo vivere una sola volta nella vita e che hanno un aspetto trasformativo importante. Plutone, è un pianeta che si lega, per quanto quindi astrologicamente parlando, noi astrologi, guardiamo i pianeti a livello simbologico. Qualcuno dice: ma come fa ad influenzare il nostro vissuto, un pianeta così lontano? Allora, chi fa questo genere di affermazioni non conosce, non conosce l'energia, non conosce la matrice dell'universo, inteso come energetico. Si basa solo sull'aspetto biologico-meccanico della vita, che però a un certo punto si ferma, okay? Non trova ulteriori risposte semplicemente perché non ci sono, perché prima dell'aspetto biologico ma meccanico dell'esistenza c'è un aspetto che è extra vita, cioè c'è un aspetto che ha a che fare con la matrice divina, con l'essenza divina che è impalpabile, non è materiale, non è densa, non è caduta. Questa è una realtà non reale, è una realtà in quanto si manifesta, ma la nostra vera essenza si trova in un'altra dimensione. Che piaccia o meno agli atei, agli scienziati, ma li chiamo scienziologi perché a volte c'è lo scienziato con una mente aperta, una cosa, lo scienziologo, secondo me, è quello che ha i paraocchi e che vede solo i calcoli e non capisce che esiste qualcosa al di là della materia. E lì che dire? Niente, vi lasciamo credere nelle vostre realtà e basta, non credo ci sia altro da dire. Insomma, ognuno giustamente pensa quello che vuole, tanto abbiamo 350 milioni di vite per poter venire a sperimentare l'esistenza e la non esistenza, quindi basta, prima o poi la vostra anima comprenderà l'esistenza dell'altro. Pace. La cosa che auspichiamo è almeno una sana convivenza, ecco, cioè che se anche voi non credete in determinate cose, lasciate vivere in santa pace chi sta portando avanti la propria crescita personale e spirituale. Quindi mi rivolgo solo a chi ha un aspetto di spiritualità attivo e che quindi, quando parliamo di Plutone, parliamo dell'archetipo Plutone, della vibrazione che Plutone manifesta attraverso il micro e il macro, il cielo che è in noi. Mi rivolgo a voi. Pace e bene a tutti gli altri.
Torniamo quindi a Plutone e a quello che viene e a quello che viene a stimolare in noi questo pianeta. Plutone entra nella matrice più profonda e infera e che ha a che fare con la base della radice dell'energia, quella che si chiama nella modalità che magari è abbastanza condivisa dei chakra, sarebbe il primo chakra, cioè il chakra che ha a che fare con l'energia kundalini, che è quell'energia sessuale che non ha nulla a che vedere con il sesso, anche se con il sesso ha a che vedere, ma è solo una manifestazione di questa energia che in realtà è un'energia profonda che ci porta ad entrare in una dimensione di morte. E infatti spesso viene definito anche l'amplesso una piccola morte, no? Perché effettivamente è un momento nella quale si stacca la coscienza, cioè è uno dei modi, quello della sessualità, oppure l'uso di sostanze, oppure la catarsi, insomma ci sono molti modi in cui possiamo sperimentare questa uscita dalla coscienza. Uno di questi modi in cui si sperimenta l'uscita della coscienza è proprio attraverso la sessualità. Plutone quindi ha un aspetto profondamente legato a tutta quell'istintualità molto terrena, ma incontrollabile. E quindi comprendete bene quanto è legato al nostro potere personale. Cioè, effettivamente il vero potere personale si sviluppa attraverso il controllo, il saper gestire, il saper governare al meglio le proprie pulsioni, che non vuol dire soffocarle, attenzione, questo non è. Soffocare le pulsioni, per assurdo, aumenta e amplifica quello che è poi lo sviluppo di questo tipo di pulsione. Cioè, quindi l'amplificazione. Saperle governare vuol dire viverle, ma saper non essere dipendenti. Anche qui tocchiamo un altro tema. Plutone non è il pianeta più legato alla dipendenza, ce l'abbiamo molto in Nettuno, ma anche Plutone ha un aspetto di dipendenza, soprattutto legato a quello che è la dipendenza dal potere, innanzitutto dalla sensazione di potere e dalla sensazione che questo potere viene sviluppato attraverso la relazione con l'altro, che sia sessuale, che sia lavorativa, che sia sociale. Andiamo a step. Vediamoli tutti e tre. Quando parliamo di dipendenza sessuale, abbiamo una dipendenza che è proprio nella radice della radice, la matrice proprio del nostro esserci, io vivo. Quindi l'aspetto che Plutone tocca quando ci stimola il bisogno compulsivo magari di sessualità, tocca la nostra sensazione di vita. Quindi quanto noi ci sentiamo vivi, quanto noi abbiamo una capacità di essere vivi a prescindere da quello che abbiamo intorno a noi, o quanto invece serve ottenere qualcosa da qualcun altro per sentirci vivi. Quindi in questo senso l'aspetto di Plutone è fondamentale perché in funzione anche di dove abbiamo Plutone nel nostro tema natale, ci racconta come noi viviamo questo aspetto pulsionale. Se lo viviamo in maniera, fra virgolette, serena, oppure se lo viviamo, se è leso, per esempio, potremmo avere delle difficoltà a vivere in maniera serena questo aspetto e avere magari o la tendenza a richiuderci, a non manifestare questo aspetto, piuttosto che magari a cercarlo compulsivamente. In ogni caso tende a creare dipendenza.
Perché un aspetto di noi si identifica con quel bisogno, con quel bisogno di sessualità. Quindi, quando io, per esempio, cerco compulsivamente, faccio un esempio, ne faccio uno per dirne tanti, no? Quando cerco compulsivamente tanti partner, per esempio, potrei avere la necessità di trovare la vita. Io magari non riesco a sentire la vita dentro di me e la vado a cercare negli altri. Se io ho bisogno, per esempio, di una fusione totale con un partner, con il mio partner, probabilmente mi sento, mi identifico, cioè io mi sento viva o mi sento di esistere se quella persona mi dimostra che io sono viva. Quindi vedete com'è sottile, ma è veramente inconscio, non è facile riuscire a riconoscere in se stessi questo aspetto. È un aspetto veramente sottile. Cosa succede? Beh, andiamo a vedere poi altri tipi di aspetti. Quindi, a seconda di dove avremo questo Plutone nel nostro tema natale, ci verrà a raccontare come noi viviamo questo aspetto a livello personale. Quindi io e il mio legame con la vita, il mio modo di sentirmi vivo e potente in questa esistenza dipenderà da come ho questo Plutone all'interno del mio tema natale, quindi questo cosa significa? Che io devo stare così tutta la vita? No, che è, a seconda di quello che trovo, posso partire da lì per risolvere, quindi andare a trasformare questa energia e portarla magari in un'energia più vivibile, più vitale anche, mi viene, più potente, ma potente, veramente potente. Andiamo a vedere l'aspetto successivo, quindi nella relazione, quindi quando io ho questa, a livello pulsionale l'abbiamo visto, andiamo a vedere a livello relazionale, cioè quindi io mi relaziono con te, che sia in relazione romantica o casalinga, insomma di relazioni vicine, ma anche a livello lavorativo, cioè la mia relazione con te, con Plutone. Plutone abbiamo detto che ha a che fare con il potere personale. Capite bene che nella relazione Plutone diventa fondamentale. Io riesco a affermare il mio potere personale in relazione, che sia relazione sentimentale, che sia relazione lavorativa. Allora, se ho una nel mio tema natale ho un tema con una buona posizione di Plutone, potrei essere una persona che naturalmente fa emergere il proprio potere personale senza sopraffare gli altri oppure senza essere sopraffatto. Se invece nel mio tema natale Plutone si trova leso, a seconda di dov'è, che tipo di lesione ha, potrei avere difficoltà a esprimere questo mio potere personale. Potrei farlo in maniera aggressiva perché ho paura che non mi venga riconosciuto e quindi aggredisco l'altro, ottenendo che cosa? Che non vengo riconosciuto perché l'altro si ribella oppure scappa. Oppure l'altro aspetto appunto di Plutone potrebbe essere quello dove io non mi manifesto, dove io non manifesto il mio potere personale e di conseguenza mi sento sempre vittima del potere personale altrui. E come reagisco a questo? Di solito si reagisce Plutone ha anche un aspetto di vendetta. Quindi io subisco, ma nel subire perché non riesco a relazionarmi in maniera sana all'altro, inizio a compiere tutta una serie di gesti che sono fondamentalmente di vendetta, ma questi gesti di vendetta diventano un boomerang e quindi mi ritrovo ad essere dalla parte del torto e quindi a sentirmi in colpa, ma e quindi la mia sensazione di ingiustizia aumenta e quindi anziché migliorare la mia situazione attraverso, attraverso la vendetta, l'ho peggiorata.
Nel lavoro potrei essere una persona che cerca di trovare la propria affermazione attraverso l'aggressività nei confronti degli altri. Se sono un capo, sarò un capo poco riconoscente o comunque aggressivo. Se sono una dipendente, sarò aggressiva o un commerciale aggressivo. Se invece sono una persona che subisce, se sono un capo, la fine, perché chiaramente non mi ascolterà nessuno. Se sono un dipendente, mi arriveranno tutte addosso, poi dirò che sono sfortunata. Se appunto sono un commerciale, non riuscirò a portare a casa le vendite e quindi mi troverò sempre in difficoltà economica. Come vedete, questi aspetti sono tutti aspetti che poi nel nostro quotidiano si esprimono in un qualcosa che accade. Questo qualcosa che accade ci fa vivere la sensazione di potere o di non potere. A livello collettivo, invece, è l'aspetto che molto probabilmente vedremo, ma in realtà vedremo tutti gli aspetti cambiati con Plutone in acquario, adesso vi spiego anche perché. A livello collettivo, molto probabilmente, cioè, come si esprime questo Plutone? Chiaramente ha a che fare con il potere, quindi con quelle che sono le autorità, quelle persone, cioè quel gruppo di persone o quei gruppi di persone che gestiscono per tutti, la cosa comune. Quindi anche qui, ci possono essere periodi collettivi dove l'autorità è eccessiva, è aggressiva. Non ascolta le istanze della popolazione, o esserci dei periodi di anarchia dove l'autorità sembra non esserci, dove tutti fanno quello che vogliono e le cose non funzionano. E quindi ci troveremo di fronte a tutta una serie di situazioni che vanno risolte. Sicuramente. Noi andremo a vedere soprattutto questo aspetto, però tenete conto che i primi aspetti della quale abbiamo parlato, che poi non andiamo a riprendere in mano, verranno toccati, quindi in funzione di dove voi avete questo Plutone, Plutone che entra in acquario, poi vi spiego perché porta questi cambiamenti, perché comunque entra dentro a un'energia che è quella uraniana, e quindi necessariamente porterà cambiamenti. Ognuno ovviamente in funzione di chi ce l'avrà in aspetto, porterà grandi cambiamenti, chi ce l'avrà meno in aspetto vivrà più il cambiamento collettivo che il cambiamento personale, ma comunque tenete conto che in qualche modo toccherà questi aspetti di cui abbiamo parlato finora. Quindi preparatevi, iniziate a osservarvi, anche perché, ripeto, sono energie particolarmente forti che quindi in qualche modo emergeranno, che voi ne siate coscienti o meno, c'è poco da fare. Emergeranno. Cosa importante da sottolineare rispetto a Plutone è il legame con la paura. La paura, Plutone e la paura sono molto legati perché, chiaro, ha a che fare con l'aspetto di morte, no? Quindi con il non controllo, qualcosa che io non posso controllare. Quindi capite bene che, tra l'altro, Plutone in Capricorno ha portato ai massimi livelli l'aspetto della paura. Entrando in acquario, molto probabilmente si andrà oltre questo aspetto, quindi si tenderà a tornare appunto a riprendersi quel potere personale che ci spingerà a non avere più paura di quello che accade. Okay? Quindi è importante comprendere anche questo aspetto, l'aspetto della paura. Andiamo a capire adesso invece l'acquario, quindi questo Plutone che entra in questo segno che è l'acquario, 21 dicembre entra in acquario e ci resterà per circa 20 anni. L'acquario è un segno, insomma parlare del segno dell'acquario come parlare di qualunque segno, dovremmo stare 8 ore, ma i video di 8 ore mi risultano siano apprezzati tanto dal pubblico di YouTube, quindi cercherò di sintetizzare. L'acquario ha due governatori, uno è Saturno, uno è Urano. Tutti si stanno focalizzando sull'aspetto di Urano, cioè il cambiamento, ma non dimentichiamoci che governatore dell'acquario è anche Saturno. È importante ricordarsi che c'è questa doppia valenza, perché è un segno che ha nel suo
interno questi due grandi maestri e ce li ha come governatori. Infatti l'acquario da questo punto di vista è molto è sempre un po' in conflitto con se stesso. Da un lato è un grande innovatore, un segno che tende a portare grandi cambiamenti, è un segno spinto al cambiamento. Da un lato però c'è un Saturno che tende a fare sempre i conti, a portare sempre avanti i conti e a ricordare le regole. Infatti molti mi dicono, ma io conosco degli acquari che sono tutt'altro che innovatori, perché potrebbero aver espresso soprattutto la parte di Saturno? Ripeto, l'acquario ha due governatori, Saturno da un lato, Urano dall'altro. L'undicesimo segno della ruota zodiacale del nostro, di questo cielo rappresentato da questo grafico, ovviamente, come dire, simbolico, che è appunto la ruota zodiacale, l'undicesimo segno, il segno che è oltre la vita, il Capricorno. Determina la chiusura come dire, della nostra esperienza di vita. Acquario e Pesci ci riportano verso l'oltre, verso i mondi che vanno oltre all'esperienza, della vita. Cosa vuol dire? Che una persona del segno dell'acquario non vive, non sta. No, viviamo anche noi, io sono acquario, quindi no, viviamo, ci mancherebbe, non è quello. È che siamo molto più spinti verso quello che è l'oltre che verso l'aspetto terreno, perché comunque c'è un distacco da quelle che sono le meccaniche della vita materiale, quotidiana. Quindi abbiamo Plutone che è un aspetto così profondamente inconscio, entra dentro questa casa che è innanzitutto già fuori dal mondo materiale, governato da due pianeti che sono Saturno e Urano, Plutone, Saturno, Urano, che si trovano per 20 anni conviventi. E beh, e che ci possiamo aspettare? L'ultima volta che l'hanno fatto c'è stata solo la rivoluzione francese. E che sarà mai? Non vogliamo mica farci mancare nulla. La volta precedente, l'ho già detto in alcuni altri video, è un periodo che c'è stato tra il primo periodo della caccia alle streghe, la seconda, il cosiddetto umanesimo, quando abbiamo detto Copernico ha scoperto che il Sole, che era la Terra che girava intorno al Sole, quindi ci sono state i primi grandi sconvolgimenti dal punto di vista dell'idealismo. Ma poi vi ricordo che c'è stata anche un'altra cosa, ovvero Martin Lutero ha iniziato la sua riforma protestante, quindi siamo dentro un periodo dove si mette in discussione il potere della Chiesa, che era diventato, insomma, tu non potevi respirare, che la Chiesa diceva se avevi respirato giusto o sbagliato. Quindi siamo in quel periodo in cui ci si ribella a quel tipo di potere. Vediamo che quindi nel 1500, durante il primo passaggio di Plutone in Acquario, ci sono state queste riforme che poi hanno cambiato tantissimo quello che è tutto quello che è successo poi, quelli che sono stati i movimenti a livello collettivo. E poi passiamo alla Rivoluzione francese. Se voi pensate, al di là di come sono andate poi successivamente le cose, ma dopo la Rivoluzione francese c'è stata quella industriale, insomma. Si è mosso tutto un movimento a livello collettivo non indifferente. Tutto questo nato, attenzione, nato durante il transito di Plutone in Acquario. Quindi che cosa fa Plutone in Acquario? Rompe il vecchio schema di potere. È chiaro che
in questo momento, scusate, arriva dopo un lungo periodo in cui si è creato il potere che si va a rompere. Quindi 1500, passiamo poi al 1700, 200 anni, in cui la nuova mentalità aveva creato nuovamente una solidificazione dei suoi idealismi, perché gli idealismi, che se ne dica, tutto all'inizio è innovativo, tutto è giusto, tutto quello è da seguire, poi via via si va avanti e si cementifica la cosa, diventa un idealismo che spesso diventa soffocante, non si va più avanti e quindi arriva questo momento di scossone dove si rompe qualcosa per passare al nuovo. Che cosa ci possiamo aspettare quindi in questo momento? Quali sono gli argomenti? Beh, qualcuno lo stiamo vedendo e sentendo. Sicuramente, a mio avviso, ci sarà un grande movimento del femminile. È chiaro per tutta una serie di situazioni che si stanno creando, per tutta una serie di cose che vediamo, insomma, no? Ma quando un aspetto è lì che sottobolle, come si dice così, per troppo tempo, a un certo punto irrompe. E la questione femminile, che se ne dica, che non è mai stata veramente considerata, cioè sì, a piccoli frangenti, piccoli momenti. Tra l'altro, se voi pensate a determinati movimenti di liberazione, non c'era Plutone in acquario, ma Plutone si congiungeva a Urano, quindi l'energia era sempre questa. Stiamo parlando del 69, insomma, periodi di quel tipo lì. Ma il punto è che secondo me, in questo momento, uno degli aspetti che sicuramente emergerà è proprio quello del femminile, perché ci sono molti aspetti che si stanno muovendo in questo senso, molto, ma anche osservando, ripeto, quello che stiamo vedendo costantemente è che c'è da un lato un peggioramento della situazione, da un lato stiamo arrivando al punto di rottura e io mi aspetto che il primo che emergerà sarà proprio quello del femminile. Altro aspetto che io mi aspetto di vedere riformato in qualche modo in questo periodo è l'aspetto del clima. Anche qua stiamo continuando a vedere qualcosa che non viene considerato, cioè un grido di allarme che continua ad essere lanciato da anni, 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 anni e che continua a non essere considerato. E giustamente la parte di popolazione che vive il danno che viene creato da questa situazione climatica, ambientale, a un certo punto inizierà a chiedere a gran voce che questa cosa venga in qualche modo presa in considerazione. Voi direte sì, ma ci sono dei paesi che non considerano, non solo non considerano tutto questo, sono dei grandi cioè dei grandi paesi che inquinano, hanno tra l'altro dei poteri forti, molto pesanti, che non sono facilmente debellabili. E come si fa? Cioè, se anche noi qui nel nostro piccolo creiamo delle situazioni di movimento e di cambiamento, se poi tutti gli altri non ci vengono dietro, cosa cambia? Allora, io prima vi ho parlato di alcuni aspetti che sono nati in quest'area territoriale e che sono arrivati da altre parti, magari in tempi più lenti, ma non vi ho raccontato di cose che sono accadute nel resto del mondo, perché in realtà in quei periodi anche nel resto del mondo accadevano cose. Quindi è vero che ci sono soprattutto determinati assi politici. Io ho fatto un lavoro di geopolitica quest'anno, non come mi piace farlo, quindi infatti non credo che quest'anno farò l'oroscopo geopolitico perché non ci sono stata sufficientemente in studio e soprattutto quello mi piace farlo
con una certa correttezza. Quindi io lo faccio più avanti, anche se un po' più tardi, ma non importa, tanto sempre funziona. Oppure quest'anno passa. Però gli aspetti di geopolitica li ho presenti perché comunque li ho sempre guardati. E parlano di uno spostamento di asse di potere verso la zona dell'est, quindi su quell'asse Cina-Russia, che però sappiamo tutti bene non è particolarmente democratica come zona. Ma ricordiamoci che i transiti di Plutone in Acquario non governano solo l'Europa, cioè comprendono il pianeta, e può succedere che all'interno di questi paesi ci siano delle spinte rivoluzionarie che chiedono una maggiore apertura, anziché uno scontro con gli altri paesi, chiedano magari una nuova forma di dialogo. Teniamo conto di una cosa importante, che per esempio cittadini cinesi ormai hanno. Cioè, sono in tutto il globo, ormai abbiamo cinesi ovunque. E russi anche, cioè, stanno un po' da tutte le parti, quindi che è un bene, attenzione, cioè, io sono pro, che sia chiaro, è un bene, cioè, da un lato qualcuno dice sì, ma ci portano via lavoro, da un lato questi aspetti di globalizzazione, cioè di così tanto movimento a livello di popolazioni, porta anche il fatto che questi cittadini comunque entrano in contatto con altre realtà che non sono quelle del loro paese d'origine. E nel entrare in contatto con queste nuove realtà acquisiscono anche delle altre forme mentis. E questo potrebbe venire a nostro favore perché comunque sono ancora legati ai loro paesi. E può essere che questi cittadini premano per una evoluzione del loro paese. Quindi va bene, è bene che ci sia un movimento economico, dicono, ma può essere che appunto i cittadini che si sono spostati e che qualcuno si è integrato, qualcuno meno, ma al di là dell'integrazione più o meno di qualcuno, abbiamo comunque molte persone che ormai vivono qui o in altre aree del mondo dove vivono altre realtà, vivono un livello democratico diverso, vivono un rapporto con lo Stato diverso, con i pro e i contro, perché non voglio dire che là sia meglio o peggio, sto dicendo con i pro e i contro. Vivono queste realtà diverse e che premano per una diversa soluzione delle cose. Se noi dovessimo andare verso, no, cioè in quella che potrebbe essere l'evoluzione più naturale che abbiamo visto, no? Da un asse si sposta all'altro, quindi se il potere prima era qua, si sposta di là. Ma potere di Plutone in Acquario non ha come finalità quella di spostare il potere da una parte all'altra, bensì di distribuirlo. Quindi sono ottimista. Forse sì, forse no. Sono ottimista. Io spero, mi auguro e vi invito a portare energia verso questa soluzione. Quindi anziché continuare a proclamare la disfatta dell'universo, del mondo, perché poi l'universo se ne sbatte, parliamoci chiaro, che tanto anche se esplodiamo non è che gli cambia qualcosa. Comunque, se anche invece di continuare a mandare proclami disfattisti, no? Che dicono arriverà, saremo invasi dagli extraterrestri che ci metteranno tutti in cattabuia perché siamo quattro dementi. Beh, sarebbe anche giusto. Vabbè, diciamo che va bene così. No, non è quello che mi auguro, ovviamente. Cioè, io personalmente sono più pratica, ve lo dico proprio onestamente. Non mi avete mai sentito fare proclami particolarmente disfattisti, non sono mai stata
una sostenitrice di un certo tipo di complottismo, non che io non creda che il potere è mal maneggiato, anzi, io sono quella che dice da sempre che se le cose potrebbero andare bene, solo che l'umano non vuole farle andare bene, perché a qualcuno fa comodo che non vadano bene, punto. Che adesso ci sia un'esagerazione su tutta una serie di, anche proprio su come si tiene troppo sotto controllo il cittadino. Ah, io su questo sono assolutamente convinta che sia così. Mi auguro che si torni a una libertà vera e quindi che le persone possano muoversi liberamente, che invece ci sia un aumento della coscienza, che se aumenta la coscienza non serve controllare nessuno. Ok, questo è quello che spererei io. Non vuol dire che andrà esattamente così, però sicuramente la direzione dovrebbe essere quella. Quello che invece è più probabile. Okay, questa è la mia utopista, cioè quella che vorrebbe l'amore e la pace nel mondo, che però riconosco essere la mia parte utopistica e se qualcuno mi dice guarda, bello, ma non credo si realizzerà, ci potrebbe stare. Ma dato che io comunque sono anche molto concreta, andiamo su qualcosa di realmente fattibile. Potrebbe esserci allora nella nostra area sicuramente determinate cose verranno a galla, quindi un determinato modo di muovere i poteri. Potrebbe a un certo punto venire essere messo in discussione anche in maniera abbastanza forte. Io però sono in osservazione soprattutto dei paesi dell'est, quindi area russa e limitrofi e area Cina e limitrofi. Cosa accadrà in quell'area nei prossimi anni? Boh. Punto di domanda. Chiaro che potrebbe essere qualcosa che viene a nostra disfatta, anziché a nostro favore, ma io ripeto che nonostante non vedendolo da fuori potrebbe far veramente paura, per assurdo, proprio per questo ingresso di Plutone in acquario, mi aspetto che ci sia quell'evento straordinario che fa rivoltare dall'interno i cittadini di determinati paesi che si oppongono a un potere utilizzato in un modo eccessivamente autoritario. Magari attraverso il contatto con i cittadini che si trovano in altre aree del mondo e che quindi soffiano verso questo tipo di soluzione. Questa è la mia personale interpretazione delle energie che ho visto e lo scopriremo solo vivendo. Potrebbe essere ciò che io desidero, sì, sicuramente, ma non è detto che sia così. Comunque sicuramente questo Plutone in acquario porterà dei grandi cambiamenti anche qui. Ma in questo momento io le aree più sollecitate le vedo quelle che di conseguenza porteranno dei cambiamenti a livello internazionale necessariamente. Quindi, boh, questa io ve la lancio così, ma vi dico di più, siamo maghe, vi ricordo che noi siamo italiani e che anche se è stato tranciato da tanto tempo la nostra capacità magica, che però è riconosciuta in tutto il mondo, vi invito a mandare energia verso questo tipo di soluzione. Potrebbe essere veramente, la soluzione che ci porta fuori dall'impasse nella quale siamo finiti da tempo. Quindi questo è quello che io mi auguro, quello che, in qualche modo, potrebbe succedere. Quindi che cosa accaduta, che cosa avverrà? Cosa possiamo prevedere? Innanzitutto una nuova modalità, è chiaro che l'economia di consumo è chiaro che sta giungendo al termine, ma questo proprio semplicemente per una questione matematica, non è che ci voglia la veggenza capirlo. L'economia di consumo sta arrivando al suo termine, dovrà trovare una nuova strada. La nuova strada può essere
trovata solo se i paesi si mettono in collaborazione. Se non si mettono in collaborazione, la nuova strada non si trova. Ecco che, secondo il mio punto di vista, questi prossimi 20 anni sarà tutto un movimento di nuove regole collettive che porteranno verso un'economia circolare, che è quello che deve esserci. E che quindi la popolazione però che da sotto in qualche modo spinga verso un nuovo tipo di benessere fatto più di servizi e meno di saliscendi economici. Quindi anche questo potere eccessivo che hanno le banche nel muovere l'economia in su e in giù in funzione di tutta una serie di speculazioni potrebbe essere in qualche modo un po' calmierato, perché l'economia circolare, se si lascia il potere alle banche in questo modo, non può emergere, questo è evidente. Quindi è chiaro che toccherà tutti questi temi. Inoltre, ribadisco, io mi aspetto nei prossimi 20 anni un grande cambiamento di leggi nei confronti del femminile, ma anche di coscienza nei confronti del femminile. Quindi questo è quello che io prevedo, mi aspetto, prevedo umilmente, lo dico io ogni volta che faccio le previsioni, faccio gli oroscopi, lo dico sempre un po' umilmente, nel senso che queste sono le energie che vedo. Poi non ho l'aspirazione di essere sempre perfetta in tutto quello che dico, spero di dire le cose giuste. Vedo che negli anni passati, ogni volta che ho detto delle cose, sono andate esattamente così. Spero che questo sia anche nel prossimo futuro, anche perché, come vi ho detto, io vi invito a mandare energia verso queste soluzioni, che sarebbero le soluzioni più auspicabili nel reale, perché poi quelle utopistiche, vabbè, allora se volete che vi faccio l'elenco della mia utopia, ne abbiamo, cioè io sono un acquario, quindi ragazzi miei, l'utopia mia popolare, ripeto che sono extramondo, quindi Ale, sai dove andrei io, però nel reale, nel concreto, questo è quello che secondo me potrebbe accadere e forse è quello che ci auspichiamo tutti quanti, che ci auguriamo tutti quanti. Un abbraccio di luce.